Stili di tatuaggi addosso.
conseguenza. Infatti proprio il gioco si basa su questo, su delle scelte che tu devi fare, poi in base a quelle scelte cambia il corso del gioco. E questo è il 2 che io amo tantissimo, cioè veramente non sono mai stata così gasata per un tatuaggio, perché lo volevo fare dalla mia tipo seconda liceo, quindi cioè, non ce la facevo più. E anche questo l'ho fatto a 18 siamo in nuovo.
Stata con una bambina autistica perché lei, mentre c'era la festa, lei stava da tutt'altra parte, da sola, così quindi
stessa sintonia. Idem nel reparto di geriatria, io stavo con gli anziani un po' più silenziosi che magari non riuscivano a stare allo scherzo perché avevano i loro problemi, perché magari non lo capivano, dipende. Anche con i malati mentali io stavo con quelli un po' peggio, tra virgolette, perché mentre c'è la festa, c'è il clou di quel momento, io preferisco stare con chi si dissocia, diciamo, da quella situazione, perché magari non gli piace, non si trova a proprio agio, quindi provo io a mettermi a tu per tu e a fare quello che vogliono. Se vogliono che si stia in silenzio, io starò in silenzio con loro; se vogliono qualcuno che li ascolti, io starò lì ad ascoltarli. E questo, quindi, perché questo? Perché la rogiada, io ho un bellissimo ricordo legato alla rogiada, ovvero di quando andavo a scuola alle elementari e c'era silenzio perché erano tipo le 7 di mattina. Io scendevo per andare a scuola e c'erano tutte le foglie piene di rugiada, e appunto c'era questo silenzio, si sentivano solo gli uccellini magari così. E quindi io ho pensato, io sono silenziosa come la rugiada, che è bellissima, per me è bellissima, e è dolce, nel senso, a me dà sensazione di magia e di, non lo so, di un collegamento con la natura. Magari voi non starete seguendo il mio discorso, però capisco che è una cosa totalmente soggettiva, e quindi non lo so, io mi sono rivista un po' in questo, perché comunque sto in silenzio e porto comunque quel briciolo, briciolo, briciolo di magia nella vita di queste persone in quel momento, e perché io non guardo la massa, guardo il singolo, chi sta in disparte, e quindi silenziosa come la rugiada io mi comporto nel volontariato. Quindi, tornando al tatuaggio, mi cade la cuffia. Ognuno di noi, appunto, ha un nome, e chi vuole può scegliere un emoji su WhatsApp, perché magari quando scriviamo ci fermiamo con quella. Ad esempio, c'è chi ha il cactus, c'è chi ha la nota musicale, chi ha il biscotto, chi ha la tromba, chi ha la sveglia, chi ha la stella, eccetera eccetera. E io ho scelto queste due foglioline perché per me ricordavano appunto quelle foglie quando andavo a scuola, piene di rugiada. E quindi questo è il tatuaggio, le foglie di rugiada, perché ovviamente non potevo tatuarmi le gocce, cioè sarebbe stato un po' strano, quindi ho fatto così. E questo devo dire che è stato il più doloroso che io abbia mai fatto. Eppure il tatuatore mi aveva detto che quello sul collo sarebbe stato il meno doloroso, invece volevo piangere, cioè ho sofferto tantissimo. Però vabbè, anche questo è del tutto soggettivo. E nulla, questo è quanto. Io vi ringrazio di aver ascoltato la mia storia sui miei tatuaggi. Spero vi piacciono e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Mi dispiace se in questo video sono raffreddata. E ieri ho messo una storia su Instagram in cui vi dicevo che appunto stavo male, e quindi che forse non sarebbe uscito il video venerdì, ma spero.